Sì, questo non è cosa di poco conto, sono cambiati i gruppi, nuovi gruppi si sono affacciati in consiglio e vedere, come abbiamo visto all'ultimo consiglio sul piano dei rifiuti, una presenza di 18 consiglieri su 30 della maggioranza, insomma questo dà soddisfazione, insieme devo dirlo ad una coesione della giunta che è tuttora presente senza nessuna sfasatura. Il problema serio è che continuiamo ad avere tutte le funzioni, ad aver avuto tutte le funzioni, con dei tagli che ci hanno costretto a stringere la cigna, a fare manutenzione, quello che era possibile fare, insomma tutto un spending review che va dalla diminuzione dei dipendenti agli affitti, ai costi di gestione complessiva della macchina della provincia, ma devo dire ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta bene. Cosa lascia di incompiuto? Ma devo dire, avrei voluto fare di più sulle scuole, insomma, noi ce l'avevamo, avevamo un indirizzo, perché avevamo visto, insomma, avevamo cantieri aperti nel 2009, iniziato tanti cantieri e appalti in itinere, e ci sembrava opportuno continuare quel grande lavoro che comunque la provincia di Arezzo nel passato ha fatto. Noi siamo andati a rivedere in 15 anni di governo, nella quale ci sono stato anch'io da assessore, è stato speso intorno a 60 milioni sulle scuole, però io credo se la contingenza ce lo permetteva avrei voluto fare di più in questo settore. Certo, Renzi ha detto che si ripartirà dalla scuola, quindi comunque queste incompiute forse le compierà lui. Sì, devo dire che io, insomma, non so se la lettera ci arriverà anche a noi, io mi auguro di sì, anche perché attualmente tutte le scuole superiori sono competenza della provincia. Se si vuole intervenire in questo settore, insomma, è bene che ci presti attenzione. Comunque, se non ci scrive la lettera, glielo faremo presente noi.